Ragazzi, l'altro giorno io e il centralino stavamo guardando su YouTube nella home così qualche video e ci siamo imbattuti in questo. Quindi adesso facciamo una reaction tutti assieme. Ma prima, sigla! Io sono Bat e lui è il centralino e questo è WrestleZone! Bentornati su YouTube. Bentornati a tutti. Questo, ragazzi, è un nuovo format sdoganato. Hanno già portato tantissime persone e lo vogliamo portare anche noi, perché è una reaction e le reaction sono comunque personali, perché le persone possono reagire in modi diversi. Può essere un format chiaramente portato anche in altri casi con altri video. Oggi ci concentriamo su un video particolare che ha attirato la nostra attenzione e che ci ha proprio fatto dire: ma non possiamo non reagire a questo video. Sembrava fatto apposta per noi. Ho visto il titolo. Ovviamente l'avete già visto dalla copertina. Faremo la reaction al video di Ciccio, dal nostro collega Ciccio, youtuber. Collega. Assolutamente YouTuber. Sì. Ormai siamo colleghi. Siamo anche noi fan. Cicci. Siamo anche Ciccio. Fan. No, Ciccio. Ho detto Cicci. Vabbè, siamo anche fan noi di Ciccio, sì. Quindi non è un video da dire lo prendiamo in giro. No, siamo proprio fan, sia di quello che porta, di tutto. Semplicemente, dai, è un video divertente. Non perdiamo tempo, perché comunque sarà una reaction forse anche lunghina, quindi partiamo subito con il video di Ciccio. Premessa, non abbiamo visto ancora il video, ovviamente. Altra premessa, per chi ci conoscesse, noi non siamo amanti delle TN, ma non siamo amanti di quello stile, ma soprattutto di quella scarpa. Molti di voi so che lo sono dei fan della TN. Noi siamo diversamente fan. Partiamo con la reaction. Cuffia a testa. Ci mettiamo una cuffia a testa. Già la copertina è spettacolare. Cioè, fa morire. Pubblicità, ovviamente, per monetizzare. Anche Ciccio deve vivere, ovviamente. Quindi mi state dicendo che probabilmente io sono il king delle TN o il king dei Maranza, non lo so. Hakuna Matata, ragazzi. Più il king dei Maranza. Abbasso di Cemento 89, oggi video un po' particolare. Tutto è iniziato un po' di tempo fa. Tra l'altro fatemi sapere se questo contenuto vi piace lasciando un bel pollicione in su. Fermati. E commentate. Cioè, volevo subito commentare, oltre alla scarpa, la tamarragine della maglia con cui si è presentato, perché c'è... un verde scheletro, cioè, non vorrei Ciccio, che fosse, ragazzi, passato inosservato. Vabbè, andiamo avanti. E ditemi che cosa ne pensate, tra l'altro qual è anche il vostro paio di scarpe che vi sto facendo vedere oggi preferito. Tutto iniziato con questa scarpa qua, che vi sto facendo vedere anche con l'occhiale. È stata la mia prima TN. Io me lo ricordo che... La prima TN non si scorda mai. O eravamo andati a Mirabilandia con queste TN qua, o la prima volta... O la Attenzione! Prima volta eravamo andati a Disney World e voi siete praticamente... Andata a Mirabilandia con le TN anche noi, totalmente impazziti. Ciccio con le TN, Ciccio con le TN, Ciccio con le TN. Ed eccole qua. E questa è stata la mia prima così TN. Rosa, lì, così rosa. Cosa è successo? Io a Disney World. Quindi stiamo parlando America. Mi ero portato queste scarpe qua. E mi ero portato anche altre scarpe. Mi ero portato le Geox. Ma mi sono trovato molto più comodo con queste scarpe qua. Allora, che cosa è successo? Mi sono comprato. Perché questa è la lancia che volevo spezzare a favore della TN. Io quel giorno che siamo andati a Mirabilandia, devo ammettere che nonostante non avessi la soletta, perché erano piccole quindi ho dovuto togliere la soletta, sono stato veramente comodo. Cioè, quindi sono comode, almeno. Garantisco che effettivamente sulla comodità non gli si può dire nulla. Secondo me è dovuta alla air unit che hanno e al tipo di suola. Sì. E anche su questo il posso fatto... essere d'accordo, è una scarpa sportiva, ragazzi, dai, è una scarpa sportiva. Il fatto della tela è comoda, la scarpa non c'è niente da dire, non è a livello di una Easy, perché... Ragazzi, fa schifo. Ma io non sto parlando della silhouette, del modello, che dopo ci arriviamo, io ti sto parlando della comodità, del comfort. Okay. E il comfort
c'è. Va bene, proseguiamo. E quindi adesso da ora in poi le massacro, qua, anche se non è igienico, mi sono liberato di questo peso. Il mio secondo paio, la mia seconda paia di scarpe TN. Qual è il mio secondo paio di scarpe TN, amore mio? Stop un attimo. Ovviamente, allora lui adesso fa vedere tutte le sue TN, perché abbiamo già capito, farà vedere tante TN. Voto a questa TN, le votiamo tutte? Sì, le dai, votiamo tutte. Votiamole tutte. Cioè, questa è strong. Questa raga rosa fa schifo. Mi dispiace, Ciccio. Ciccio, io sono un tuo grande fan, ma così la TN rosa, oh, raga, fa schifo. Esagerata. Cioè, esagerata. Questo è un bel 2. Cioè, 2. Cioè, io gli do un 2. Perché lo... mi tengo l'1 perché ho paura di vedere quello che ci sarà dopo. Ma allora, quindi, 2. Cioè, partiamo subito con una Volt rosa. No, raga, no. Assolutamente no. Do un 4 per il coraggio nel presentarsi con questa scarpa in giro. Vai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Come sa quelle dorate. Il secondo paio di TN dorate. Adesso io non pensavo, so penso. Come si chiamano. Non so se ci sono. Sono le squalo queste. So che queste sono tipo le TN3, le TN2, non mi ricordo, comunque sono comunque TN, sono Nike. Non sono ferrato io. E questo è il mio secondo paio di scarpe che vi faccio vedere anche con l'ausilio di gli occhiali, ecco, questo è il mio secondo paio. Qua, quella punta dorata mi sembra antinfortunistica, lo posso detto, dire. Vabbè, io vesto comunque colorato, vesto comunque particolare. E tu sai che c'è? Mi faccio il mio secondo paio di TN. Il problema è che vedi poi subentra una roba malata dentro di me, no? Perché io comunque sono collezionista di carte Pokémon, sono collezionista di orologi. Collezionista di TN. Insomma, e che cosa è successo? Dal secondo paio siamo passati al terzo paio di TN. Prima del terzo paio, votiamo. Una tira l'altra, quando compri una TN ne compri 2, poi ne compri 3, poi fai una collezione di TN. 4, dai, 4 perché oro così, mi aspettavo un oro a... pacchiano, accecante. Io stavo invece pensando all'Air Max 97, quella tutta dorata, ho detto è una roba folle, invece dai, questa è un 5,5, sì, cioè sì, tanto sei in quello stile, cioè, lì. Se fosse stata dorata come l'Air Force One di Louis Vuitton, cioè gli avrei dato uno 0, 0. Sdoganiamo anche questa cosa perché ci saranno molte persone che indossano scarpe dorate, abbigliamento dorato. È pacchiano, non indossatelo. Andiamo avanti? Sì, è da carnevale, l'oro. Voto? Questo do un 5, dai. 5. Te sei sempre... ti piacciono le TN? No. Stai cambiando sponda? No, dai. Se dai, il 4 era avanti, rosa, questo è un 5. Andiamo avanti. Ma ti dico, ce ne sono alcuni modelli che ne ho sbirciato uno o due che secondo me sono portabili. Andiamo avanti. Queste sono quelle diverse. Vedete, sono modelli diversi. Ok? Sono okay. Modelli diversi. Questa non mi ricordo se sono le TN3. Non mi ricordo mica. Vabbè, ma tanto me lo direte voi dentro i commenti, ragazzi. Non è un problema. Questo modello qui a me non mi non piace. Non mi ricordo la dico anche no? Questo. E ho fatto questo paio di scarpa squalo, qua. Che se proprio devo dirlo. È straordinario. Vi voglio far vedere, guardate quanto sono belle, c'è una differenza sostanziale tra questa e questa, mi piace di più la squalo anche per un fattore, se di la squalo comunità. Mi sembra esempio, più da furto, da rapina, purtroppo cammino storto, l'altra invece mi sembra più da preso, da pulizia, non so, però queste le ho trovate estremamente più comode, perché mi ha spiegato il ragazzo che lavora nelle TN che queste il ragazzo che lavora nelle TN non noi sicuro prendere il piede in maniera diversa da queste righe qui che lo tengono per così. Sembra una cavolata, raga, ma è vero. E quindi mi son fatto il terzo paio di scarpe. Ci c'è stato ingannato dal commesso del Footlooker. È stato abbindolato e gli ha venduto un Air Max Plus sì. TN. Allora, non so. Voto su questa azzurra, già che ci siamo. No, questa... allora, a me non piace il modello, mi piace di più la squalo, se proprio devo dirlo. La squalo fa cagare, questa fa ancora più cagare. Il colore però forse la salva. Diciamo che io gli do un 3 perché non mi piace per niente il modello, ma il colore non la ritengo un 2. Okay. Per il colore, ecco. Azzurro è il mio, uno dei miei colori preferiti, come dico sempre. Questo però il modello non... modello, raga, veramente brutto questo modello. Rimango però sul... la rosa, cazzo, la rosa rimane la peggiore. Ma rimango... lì, calma, no? Ma come si fa a indossare una TN rosa del genere? Rimango mi sul 5. Mi spiace, Ciccio, ma cavolo. 5 anche questo. Cioè... 5.
5. Va bene, andiamo avanti. E colleziono anche cappelli, cioè io vi potrei far vedere tante cose, ragazzi. Sì, c'è un collezionista, raga. Procediamo con questa fantastica storia. Veronica mi prende questa special edition, ragazzi, questa io ancora Inci, questa bene però, eh. Allora, guardate, è dai, bellissima. Qui ci siamo, a colori e a modello. Questa ha tutto, in regola. Special edition. Incredibile, ragazzi, ve la faccio vedere meglio nel dettaglio. Tra l'altro spero che questa cosa dei Ray-Ban Meta vi piaccia, perché comunque è stato un investimento anche questo qua per il canale. Perdonatemi l'aggettivo che non è esatto, però queste sono sfumate, cioè vedete, hanno questa sfumatura che parte da celeste chiaro e mi diventa un rosa, un violaceo. Questa è molto particolare. Poi tra l'altro questa qua, Veronica, per prenderla ha dovuto partecipare tipo un raffole, raga, per prenderle pure mettiamo un mondo sulle scarpe veramente indefinito. Ciccio, siamo qua, cioè se tu indossi le tienne, ti piacciono le tienne, se vieni nel nostro negozio, cioè compri tutto, diventi collezionista mondiale di sneaker edizione limitata, quindi un salto, siamo qua, puoi anche farlo. Voto a sta tienne 9. Ma che 9? Ma sei impazzito, 9? Vabbè, cioè io... Ma sei impazzito? Io sto dando i voti... 9? No, tu devi dare i voti in base anche a quelli che diamo alle nostre scarpe. Ah, vabbè, allora gli do... Ah, scusa, se vabbè, allora io stavo... il voto così... No, io ero in una scala delle TN. Ah, tu avevi la scala delle TN e questa la... è un 9. No, devi, questa è una regina della TN. Basandoti su quella però scala. È più bella delle altre. Ovvio, è un 6, sì. Dai, questo è un 6. Sì, secondo me è un 6. Questa, raga, è l'unica per ora sufficiente, perché il modello e il colore è bello. Però cioè, se è dovessi, una limited edition. Se dovessi metterla in una scala di TN è un 9. Una scala di TN è ovvio che è la migliore, ma io cioè, mi baso sulla scala vabbè, generale okay. delle scarpe. Ovvio. Vabbè, 6. Andiamo avanti. Comunque ci c'è il nostro invito nel nostro negozio, ovviamente è sempre... Valido, siamo qua. Eccole qua, secondo me sono molto eleganti, sono molto belle. E questo è stato detto, vabbè dai, dopo di questa... Che fai, te ne privi? Mirko, ci blocchiamo. Allora, il problema... Poi, voto. Voto 5, dai. Il Io modello do... è la squalo, quindi ci piace, tra virgolette. Per ora il modello peggiore è quello azzurro, che è proprio il modello della scarpa, il colore è un'altra cosa. Colore è un 5, modello da 5. Io do 5 e mezzo perché l'ho indossata, mi sono trovato non bene. Non è la stessa. Sì, era un po' più scura la mia. Quella che abbiamo noi per fare i video è una TN un po' più scura, nera, proprio nera. Quella è la sneaker da maranza. Questa è molto maranza, ma tendente di più al grigio. 5 e mezzo. 5 e mezzo. 5, 5 e mezzo. Me le compro online, perché loro hanno un sito online, non ho resistito e mi sono fatto altre due Nike, le vende Nike. Le due paia di scarpe sono queste, ok? Abbiamo questa, questo paio. Così, facciamocene due. Molto bello. Questa pacchiana, questa raga... Non e poi abbiamo questo, io non ho resistito, allora. Si parla sempre di una non ha resistito. Questo è del Milan. Di viola e no, torna no. nera, un po' come di no. blu. A me piace tantissimo. Ha detto che è rosa. Voto la grigia veramente fa schifo. Forse è peggio della rosa. Peggio della rosa purtroppo. No, ma guarda la silhouette. No, lo so che la silhouette è brutta, ma il colore no, purtroppo io per me è un 2, dai, la metto al pari di quella rosa, è un 2. Sì, io do 3 a questa grigia, inguardabile, non me la metterei mai. La nera, rosa, rossa, rocca, che colore è? Quella del Milan, per me no, è del no, Milan. Del Milan non la chiami, perché il Milan lo lasciamo dove sta, per favore. non lo tocchiamo. Non lo accostiamo a queste cose qua. E io gli do un 4, cioè non mi piace, raga. 3 e mezzo. Non mi piace. 3 e mezzo. Andiamo avanti. Mica, è il ginocchio 4, che mi 5, fa male. 6, eccolo 7 qua. E 8. Quello che sto indossando è il mio ottavo paio di scarpe. Sai che anche bello, se è il modello che non mi piace, non mi dispiace. Tipo militare. Mi piacciono tantissimo. Camo e tra l'altro sono quelle stracomode per quanto mi riguarda. Anche quest'altro sono molto comode. Quindi in realtà, fra tutte queste scarpe qua, qual è la vostra preferita? Io... Qual è la nostra preferita? Ah, quella multicolor.
Intanto voto all'ultima. Dovrebbe essere l'ultima. Spero. Beh, dai, questo è un 5, non è abbastanza sobria. 5, sai perché? Perché il modello è quello che non ci piace per niente. Però, dai. Però il colore, devo dire, non è male. Quel nero arancio, nero, accostamento nero e arancio, raga, è molto bello. A me piace come accostamento di colori. Qual è la nostra preferita? Quella sfumata Limited Edition. Vabbè. Sì, siamo d'accordo sul fatto che è tra tutte nettamente la migliore. Nettamente superiore, sì. Tra tutte. Te la metteresti? No. No, raga, dai. Ma no. Va bene. Sono bat. Cioè, ho creato un canale con un format contro l'ETN e secondo te vengo a dire sì, indosso l'ETN. Cioè, è un po' come la pizza con l'ananas per i napoletani, la TN per me, cioè non... Vabbè. Cioè, non, no. Alcune volte non si trovano... Le carichiamo sul sito. Assolutamente no. Quindi mi piacciono davvero, davvero, davvero tanto. Per il momento ho deciso di fermarmi qua, anche perché... Bravo, Cizzo! Cizzo! Un'altra scarpiera per potercele mettere. È finito il video praticamente. Ormai è finito, adesso vediamo anche gli ultimi minuti, ma... Cizzo, allora questo è un video messaggio per te. Sì. Per cortesia, basta, Tien. Basta. La comodità la ritrovi anche su altri modelli. Sì. Perché ci sono le Easy, ci sono le Jordan 4 che comunque hanno la Unit, sono comode. Quindi per favore abbandoniamo questo lato stile maranza, e ti vestiamo un po'. Come po' si di, deve. Di punto, come si deve. Taggate Ciccio nei commenti, raga. Taggate Ciccio che... Se ci mandi due Ciccio Burger con... Esatto, raga. I Ciccio Burger noi non possiamo mangiarli perché qua a Cesena non li fanno. Cioè, Deliveroo non c'è. Quindi li vorrei mangiare, ma non possiamo. Quindi adesso Ciccio, ci organizziamo. Inviaci due box, dai, qua a Cesena e facci assaggiare questi Ciccio Burger, Burger Ciccio, che facciamo anche un bel video. Andiamo avanti, guardiamo gli ultimi spezzoni e poi traiamo il nostro conclusione. Un attimino quello che è la storia, perché ho tutte queste baia di scarpe, anche perché regà, queste sono cose che io poi indosso, è una cosa molto estetica, non è necessaria estetica, no, tutte queste scarpe qua. Tanto uno se veste, quindi invece che consumare sempre lo stesso paio di scarpe tutti i giorni, switcho, le consumo un pochino tutte, il piede è sempre fresco. Poi ci sono scarpe che ho pagato. Questa è una bella rotation di TN. C'è Veronica che ha preso queste qui, quanto le hai prese? Pare, hai preso a 190 all'incirca. Insomma, dipende, dipende. Per il retail delle TN è abbastanza alto. Queste qui, poverine, non c'è più spazio. Spero che il video vi sia piaciuto, sono molto curioso di sapere. Ti è piaciuto il video? Sì, mi piacciono tantissimo. Nike, se tante volte stai guardando questo video e vogliamo collaborare, o mi vuoi mandare qualche bel paio di scarpe, io ci sto molto volentieri, non è che... Ma ci siamo noi, Ciccio! Ciccio! Voglio bene, al prossimo appuntamento, al vostro Ciccio Camero 89, fatemi sapere se volete vedere i miei cappelli, o se volete vedere i miei cappelli. Mi sembra un po' esagerato. Non hanno idea di che giacchetti io abbia. Giacchetti, vuoi vedere i giacchetti la prossima volta? Idea. Non hai idea, non avete proprio idea. Bene, raga. Allora. Ci tengo a precisare, ragazzi, che se vedete dei video simili, divertenti, di qualche youtuber o Instagram, qualcosa, magari potremmo continuare questa serie, se vi è piaciuta. Questa, ragazzi, è una serie, come abbiamo detto all'inizio, che si potrebbe ripetere con qualche altro youtuber o qualche altro personaggio illustre, influencer o quant'altro, perché i moltissimi influencer, tiktoker, youtuber hanno collezioni di sneaker. Magari anche collezioni non di TN, quindi sai cosa ho visto? Sto vedendo tanti influencer che sponsorizzano il fake. Questo è vero. Quindi raccomando, anche se vi fidate della persona, fate attenzione perché non sempre sono controllati nel quello che sponsorizzano. Questo, raga, era il video di oggi e non c'è tanto da aggiungere. Fateci sapere se vi piace questo tipo di video reaction. Ovviamente, come al solito, like, iscrivetevi e campanellina per non perdervi nessun nostro video. Adesso vogliamo ingranare, portare tanti video, quindi stiamo spingendo e speriamo vi piacciano. Calzini quasi finiti. Sì, calzini sul nostro sito quasi terminati, state attenti, andate sul sito ad acquistarli subito se li volete, perché poi e in più, non aspetta, so quando torneranno. Portachiavi disponibili sul sito, ne abbiamo ordinati una valanga. Sì, è arrivato un container di portachiavi dopo che sotto Natale erano andati tutti esauriti, quindi potete andare sul sito e li trovate.
quelli sappiamo che vi piacciono parecchio. E ovviamente ci sono tutte le scarpe, raga, non stiamo qui a ripetere. Andiamo avanti, via. YouTube, lo sapete. Come al solito, dal BAT è il centralino. È tutto e ci vediamo nel prossimo video.